qual marciata. Le Scuola Mediterranea a Barcellona è un luogo simbolo per il movimento indipendentista catalano. Qui il 1 ottobre 2017 la polizia fece irruzione durante il voto per il referendum separatista. Erano quasi le 9 del mattino, molte persone rimasero ferite, 4 urne elettorali furono sequestrate dagli agenti. Un anno dopo alcuni manifestanti si sono ritrovati qui per l'anniversario della consultazione fallita, disconosciuta e combattuta dal governo spagnolo e vanificata dalle sentenze della Corte Costituzionale. Quel giorno stavamo difendendo la nostra libertà e dignità. Siamo stati picchiati, racconta un testimone. Fu un'aggressione generalizzata perché c'erano anche persone che non erano in coda per il voto e furono comunque colpite. Un'aggressione alla volontà di tutto un popolo. La polizia ha sempre affermato di essere stata costretta a intervenire perché i Mossos, la forza di sicurezza catalana, non avevano rispettato l'ordine dei giudici di chiudere i seggi. Sí, los excesos de violencia, eso lo Marcos Beiras, portavoce del sindacato di polizia, ricorda che i colleghi che hanno sbagliato hanno già risposto delle loro azioni davanti ai giudici. La nostra corrispondente sottolinea come un anno dopo la sospensione del voto da parte della Corte Costituzionale e le cariche della polizia che hanno scioccato il mondo, la politica catalana è ancora segnata dalla paralisi del Parlamento e dalla divisione fra le diverse anime dell'indipendentismo. Cristina Giner, Euronews, Barcelona.